Credo di poter trarre, diciamo, da questa tavola rotonda quello che è una riflessione. Allora, Franco ci ha invitati, siccome anche il procuratore Colangelo, ciascuno di noi ad assumersi le proprie responsabilità, cioè il momento in cui noi iniziamo ad operare, ciascuno nel proprio ruolo, assumendoci una piena responsabilità di quello che facciamo. Dal legislatore, diceva Franco, una legislazione inconsulta. Una legislazione negli ultimi anni assolutamente sempre attuata con decretazione d'urgenza. Sorge il problema, il legislatore interviene, ma ciò è solo un effetto tampone, ma non serve realmente a ripristinare la legalità, perché la certezza del diritto si ha solo con una legislazione ponderata, una legislazione seria che consente poi l'attuazione di quel diritto. Una continua decretazione d'urgenza assolutamente non dà alcuna certezza del diritto. Ma anzi, come Franco bene evidenziava, complica e porta ancora da maggiore illegalità. Assunzione quindi di responsabilità da parte del legislatore, assunzione di responsabilità da parte delle scuole. Le scuole svolgono un compito particolarmente importante perché è la formazione, si parte dalla formazione dei ragazzi per poter arrivare al rispetto della legalità fin da piccoli. Ma i ragazzi vanno tutelati non solo all'interno delle scuole, ma anche fuori, nelle famiglie, seguendoli in un percorso sempre più ampio, portandoli dalle strade nelle scuole. Assunzione di responsabilità anche da parte di noi magistrati, e come? In vario modo, sia con l'attuazione del diritto, andando avanti e portandolo avanti, ma anche noi collaborando, come stiamo cercando di fare, come abbiamo cercato di fare con l'AMM, nel coinvolgimento con la società civile, anche noi dobbiamo partecipare con le scuole, andare nelle scuole e portare la nostra esperienza e le nostre idee, coinvolgere gli avvocati, coinvolgere le università, tutte le associazioni che sono presenti sul territorio, perché solamente con un lavoro congiunto e con un lavoro insieme noi potremo attuare la legalità. Non possiamo più operare tutti separatamente come delle monadi. Io credo che dobbiamo lavorare insieme, questa è la frontiera che va attuata assolutamente e spero che da oggi in poi continueremo in questo percorso verso un cammino comune. Grazie. Grazie Silvana, anche per l'applauso. Volevo ringraziare, ci tenevo tantissimo perché ora siamo qui su questo tavolo solamente io e Barbara, solo perché abbiamo il grato compito di essere rappresentati nella giunta, ma in questo compito per l'attuazione del filmato che già avevamo proiettato a maggio del ricordo, diciamo, delle vittime della mafia, hanno collaborato anche gli altri componenti della giunta che oggi sono presenti. Ci tengo a ricordarli tutti perché veramente ci hanno dato un aiuto preziosissimo, Monica Mirante, Antonio D'Amato, Pierpaolo Filippelli e Giuliano Caputo, che ringrazio veramente per quest'anno insieme di una forte collaborazione.